Hi everyone, welcome to our rendezvous of the week with Ranch Simulator. Today we will go on doing any jobs like building this house and doing other things. Ciao a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Ranch Simulator. Oggi andremo avanti con la carriera, andremo a costruire questo edificio e poi faremo altre cose interessanti. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine avec Ranch Simulator. Aujourd'hui, nous allons construire ce bâtiment-là et on va faire autre chose. Et maintenant, on y va. Partiamo. Allora, mettiamo anche un po' sottofondo musicale, molto soft. Allora, un attimo, scusate. Just a moment, please. Sorry. Ok, direi che ci siamo. Quindi, and so now, let's start. Allora, continuo a sbagliare. Allora. Ecco qua. E andiamo avanti. Con il nostro lavoro. Let's go. Allora, vediamo un po', selezioniamo gli alberi da abbattere e quindi da tagliare. I have to select, make a selection of the tree that I have to beat. Je dois sélectionner les arbres. Je vais les abattre. Les battre. La zappa storta ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Chiocciola message. Merci beaucoup, monsieur la zappa storta. Bonsoir e bienvenue alla live. Un grande saluto alla grande mitico la zappa storta. Grazie mille per il sostegno. E ben ritrovato. La vedo dura qua. Mi tocca costruire il deposito lì. Più che deposito, quello dovrà essere
il laboratorio nel quale poi dovrò lavorare il latte, quindi produrre formaggio, oppure fare il trattamento delle carni nel caso in cui dovessi o avessi l'esigenza di creare salsicce o cose del genere. Approfitto, come sempre, per tutti coloro che guardano questo video. Mi raccomando, il canale del carissimo amico La Zappa Storta, oltre a Nove Gire, Jason Farmer, e scusate se ne dimentico qualcuno, ma questi sono quelli lì che, diciamo, al momento mi ricordo. Sono tutti bravissimi, sono i più a watching this video. Please take a follow to the channel of La Zappa Storta. He's a very good streamer. You will have some fun. And please follow as well 9 Gire 0 and Jason Farmer. You will have so much fun. A disposizione. E come ha detto anche Jason Farmer in una delle sue dirette, quando uno merita, a disposition. E se meritevole, al di là del contributo con i beat, soprattutto perché sei uno streamer molto umile. Ludovico Sardegna, benvenuto. Grazie per esserti palesato. Noi qui siamo in piena attività in questo momento. Ludovico carissimo, ben ritrovato qui con noi. In chat c'è l'amico La Zappa Storta. Non so se hai avuto modo di conoscerlo. Anche lui è un bravissimo streamer, insieme a 9 Gire 0 Jason Farmer. Poi c'è anche l'amico Ferbus, e insomma ce ne sono diversi. Se ti piace il genere farming, allora ti consiglio questi canali qui. Ma quindi lo conosci. Vabbè, allora in questo caso qui, allora ti devono dare la medaglia d'oro al valor civile. O preferisci la medaglia al valore agricolo, che quella vale molto di più. Perché devi sapere che la zappa storta staranno praticamente, a breve gli daranno il titolo di super mega direttore agricolo, e quindi lui adesso si sta preparando. Poi l'amico La Zappa Storta è anche umbro, quindi
Diciamo che anche io sono al 50% partenopeo e 50% umbro. Infatti mia nonna paterna è nata a Valtopina, di origine umbra, e quindi nel mio DNA scorre un po' anche del sangue umbro. Ludovico, ma mi devi dire una cosa, ma noi adesso con la zappa storta, quale titolo gli dobbiamo dare? Perché mo' è importante decidere il titolo nobiliare. Presidente, super mega presidente. Che posta zappa è storto, ma come fa a zappare la terra, insomma? Deve essere bravo, tra l'altro. Il vecchio sa. Questa è bella. E dobbiamo creare anche il logo, allora, come stanno le cose. Pensavo a tipo una zappa, però con la parte che va a solcare il terreno fatta con un diamante, e poi ovviamente l'asticella magari fatta ad esse per dare l'idea che sta zappa è storta, ma è una zappa di diamante. Che cosa ne dici? Voi cosa ne dite, chat? Soltanto il super mega presidente, la zappa storta, che cosa dice? Poi eventualmente Game over, ma qui più che game over ci vorrebbe un applauso, però, facciamolo sentire un po', un applauso. Applausi, amici ascoltatori, allegria. Il mitico Mike Buongiorno, il più imitato dagli imitatori. Ok, grazie mille per essere passato a salutarmi. Poi quando vengo in live, nella tua live, dobbiamo vedere un po' di rilasciarti la nomina ufficialmente. Dobbiamo ufficializzare questa accusa. Grazie ancora per essere passato e grazie soprattutto, insomma, soprattutto al sostegno che dai al canale, che di questi periodi i soldini e
l'economia è quella che è. Quindi apprezzo doppiamente il gesto. Thank you. Mi raccomando, ragazzi, amici, passate a trovare la zappa storta quando fa le sue live. E soprattutto, mi raccomando, a utilizzare il sound alert cin cin. E lui mi capisce. Grazie ancora per essere passato e buona carica pupille. E noi qua andiamo avanti. So let's go now. I was talking with two friends. Maybe one should be online and watching this video. Non fateci caso se durante la live mi sentite parlare anche un maccheronico inglese. Ho la fortuna di avere follower del canale che non parlano l'italiano e quindi ho anche l'occasione di esercitarmi un po' a parlare più che maccheronico inglese. So I apologize for my bad English. C'est l'occasion de la live, c'est pour faire un peu d'entraînement à parler les langues étrangères. Et mon français, il n'est pas si assez bon, j'essaie de me faire comprendre. Pardonnez-moi, les amis français, si je parle pas parfaitement le français. Best solution if I want to earn money and some time to be lucky if the restaurant will pay me quite good for God. For food. Dicevo che
ho acquistato precedentemente una coppia di maialozzi ed una mucca, perché il prodotto più redditizio solitamente, quello che paga bene, sono appunto i derivati del latte, quindi formaggio, cagliata o cose del genere. Précédemment, j'ai acheté une vache. Et de cochons. Les cochons, ils vont me servir pour la production de viande. Ici sur Ranch Simulator, ce qui est le restaurant, paye assez bien sans les fromages. Donc la production de fromage, elle est très rémunérante. Come mi aveva suggerito un amico del canale, per costruire la pavimentazione bisognava prima costruire le mura. Dunque quello che alla fine comincerò a fare. So a friend during a replay was suggesting me something about how to build a floor here, and it was suggesting me to build a well first. Allora qui io ci metterei una scala. Here I will build a stair. Which one? But not here. Je vais essayer de construire un escalier. Allora, forse l'amico diceva di costruire qui il muro. Ok, vediamo un po'. Let's see if I'll build a wall. Già si è fatto tardi.
Ok, let's try. Proviamo in un altro modo. Allora proviamo a costruire un muro qui. Oh, hai ragione. You was right. Grazie all'amico che mi ha suggerito questa soluzione. Se stai guardando questo video e ti ricordi di avermi dato il suggerimento, ti prego di lasciare il tuo nome per ringraziarti. Il grosso del lavoro è stato fatto. Ah, si è bloccato. Vediamo la gallina. Let me check. Eccolo qua, il sacco. When the night is dark and the land is when the night is come and the land is dark. Adesso io però direi di andare a caccia. Vediamo un po' se riusciamo a guadagnare qualcosina. I will hunt and try to earn money. Maintenant, je vais chasser, je vais faire la chasse et je vais voir si j'arrive à gagner un peu d'argent.
je n'ai besoin que beaucoup pour aller pour maintenir le range. Je vais vous montrer une chose. Vous montre une chose. Checkpoint. Where there is the bus stop, you will save the game. So, it's a checkpoint. Adesso mettiamo il punto di riferimento. Ok, I have a point of reference in case I need to escape from the attack of the bear. We must be very, very careful here. Not my trouble. Beaucoup. Il faut être très, très prudent. Prudence, c'est la première chose. Safety. Prudence, it's the first thing while you are chasing, you are hunting. E quando si caccia qui con gli orsi, bisogna essere estremamente prudenti. Forse oggi siamo arrivati in una giornata nuvolosa e quindi gli orsi non sono usciti. Maybe the bear are not out of their just one here. Cacciate, viene ya. L'orso, the bear, l'orso. Ah là là, oh là là, les perronneaux sont délicieux, la vache qui rit. Eccolo lì, oh freedom wall, the cold on my skin, le foie sur ma peau. This is the only way to earn money before producing milk, cheese and meat. Sausage.
au moment, la chasse me permet de gagner de l'argent avant que je commence à produire du fromage ou des saucisses à vendre au restaurant. Come dovrebbe uscire un orso Jotten? Ah, large. I was scared. Vabbè. Checkpoint e vediamo se il ristorante ci fa una bella offerta. So let's go back to checkpoint and we will check if restaurant will sorry if restaurant will offer us a bonus for the hunting meat. However, I will sell because at the moment I need to earn money. E devo comprare anche un sacchetto di concime, anzi mangi più di uno in realtà. I must buy chicken food. But now before mamma mia, voglio. Guys. 1, 2, 3, 4. There is another one bite to dust. Doom, doom, doom. Another one bite to dust. I count 3. Here there is the last one. Here we are. Born to begin with the Prince of the Universe. This is almost full. Speriamo che una bella in un bel regalo, eh? Speriamo che ci paghi bene. J'espère que le restaurant nous va payer assez, beaucoup plus que normalement. Vediamo un po' quanto ci paga il ristorante. L'asfalto, quindi di asfalto non try, so I will be in trouble. I will try to fix you. Yeah.
blues. E a te piace il blues? I love blues. And you? Polpetta, pourpette, pas du tout, mais je vais vendre 300 dollars, $300, that's good. So now I have to buy chicken food. Devo andare ad acquistare la benzina per la siga. I must buy. Purple rain, purple rain.
Ok. Qui va bene. Let's check the count now. Count now. Oh, mucca, ciao. Caroline, ma dove ci fai incastrata qua? Allora, vediamo un po' di come siamo messi. Ok. Ok. Ah, sono scordata di Caroline, arriva subito. Ah, ecco cosa devo comprare. La latta. Però al momento. Le clap de roti.
Zaccaprioti. Adesso andiamo a recuperare un altro po' di legna. Anche se effettivamente è tardi e piove. E questo lo taglio. Blocchetti di legno. Let's go. Cutting. The book. Our locks of wood. Je vais attendre l'horaire pour aller dormir et puis se lever le matin suivant espérant que la journée soit meilleure. Aspettiamo il giorno dopo per vedere se riusciamo a lavorare con un tempo decente o quantomeno con la luce del sole. Sunrise, sunrise, na 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 na.
Allora, fammi vedere un attimo una cosa, let me check. Ok. C'è questo qua. Perché non è allineato e coperto. It wasn't... They were not aligned. Aligned to other trees. So I got it. Oops, I did it again. Na 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 na. Baby, baby, oops, and mama and baba, and more fire baba. Now you do the baba cake. The baba is a kind of a cake, Neapolitan cake, but it has origin from Poland. Baba, when the thing is very good, in Neapolitan we say it's a baba. Napolitan con un chiuso e poi bianchi o le frutto la bocca di voi vuol dire c'est un baba. Ovviamente per quanto riguarda qualcosa di buono in napoletano si dice, si utilizza la parola baba. Ma serve anche ad indicare una persona non particolarmente sveglia. So in Neapolitan we use the word baba to indicate a person that is not so smart, so we say pare o baba, you look like a baba. Quand une personne n'est pas très très active ou elle n'est pas beaucoup réfléchi, on dit que la personne est un baba. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce mot est utilisé pour dire qu'une chose l'est bien fait ou elle est très bon. On dit un baba, non baba. We say in a Neapolitan language. On dit un baba dans la langue napolitaine comme quelque chose est très très bien fait. Je l'ai répété, désolé.
con il cortaco. Lo trovi solo sul tab logistica 1 di Twitch. The Real Soft Game and the Genuine One you will find only on tab logistica 1 channel Twitch and YouTube. Tab logistica. Il vero Soft Game e solo sul canale di Dub Logistica. Dub Logistica 1 su Twitch e Dub Logistica sul canale YouTube. Colgo l'occasione, come sempre, per ringraziare tutti coloro che durante la replica notturna si iscrivono al canale, a coloro che lasciano un messaggio. Questo mi fa veramente onore e mi dà tanto piacere sapere che anche il live durante le repliche avete un pensiero per me, e questo mi fa enormemente piacere. Ed infine a tutti coloro che sostengono il canale con i bits, je vous remercie tous les personnes qui quand je suis en réplique pendant la nuit, il s'inscrive au canal et je remercie aussi les personnes qui laissent un message et ceux qui le canal avec une avec les deux. Merci beaucoup à tous. This channel growing up di legno, poi
continueremo al prossimo episodio. So I will go building and using this axe, this wood, then I will go on next rendezvous. Quasi, mettere il muretto basso, arrivato a questo punto, I'll build a low wall here. Wall sono 6, 9, 10, quindi 10 pezzi significa che devo tirare giù 3 alberi. I have to beat 3
dopo aver montato gli ultimi pezzi, poi andremo ad assicurarci che i nostri amici animali, ecco, non abbiano bisogno di nulla. Allora, queste le lascio qua. Adesso noi andiamo a dare un'occhiatina ai nostri amici animali. Let's take a look to our friends. To our friends. If they are okay or if they need anything, something. La 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 la.
Mario termina qui il nostro appuntamento settimanale con Ranch Simulator. Termina qui our rendezvous of the week with Ranch Simulator, hence here notre rendezvous avec Ranch Simulator de cette semaine termine maintenant. So, et je vous rappelle que tous les mercredis soirs ici sur sur Twitch, vous pouvez regarder en direct Ranch Simulator. So, our rendezvous of this week ends here. See you next week. You will find this video in replay. You will find on YouTube at Wednesday. You will find below in the video description, you will find links about my social media channel, and you will find a link where you can buy Ranch Simulator discounted. Dans la description de la vidéo, vous trouverez les liens pour mes accounts social media, et puis vous trouverez un lien pour acheter le jeu d'Orange Simulator avec une remise. Vous pouvez regarder cette vidéo sur mon canal YouTube le vendredi. Vi ringrazio come sempre di essere stati qui con me nell'appuntamento settimanale con il nostro Ranch Simulator, e nella descrizione del video troverete tutti i link, alcuni link, quelli dei miei canali social e quelli dove potete comprare il gioco scontato. E come sempre io vi ringrazio per il vostro sostegno, per il follow al canale, per i vostri messaggi e per i bit. So I want to thank you again for following the channel, for leaving a message during the replay of the week program, and for the support using the bits. So thank you so much, merci beaucoup, grazie mille, e state buona, ciao ciao, bye bye.